Cos'è il paradventuring? Il paradventuring è una disciplina attraverso la quale un gruppo di persone con diversi gradi di abilità supera gli ostacoli divertendosi e imparando gli uni dagli altri. Ed è quello che stiamo facendo in giro per l'Italia da ormai 2 mesi. La nostra missione. Come nasce il progetto Semi Around the World e in cosa consiste il vostro giro attorno all'Italia? Allora, il progetto nasce da una richiesta di Semi che, vedendoci viaggiare a me e Annalisa per lungo tempo, ci ha chiesto se era possibile fare un viaggio insieme a noi, e quindi noi abbiamo cercato di accontentarlo. Inizialmente il viaggio prevedeva, il programma di viaggio prevedeva di arrivare fino a Tokyo con un camper, quindi da Torino a Tokyo, attraversando la Via della Seta. Poi, come tutti sappiamo, è arrivato il coronavirus che ha cambiato un po' tutti i piani, e quindi abbiamo deciso di fare il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia nasce appunto per diffondere il nostro messaggio e per dare questa occasione a Semi di fare un viaggio lungo per mesi. Dunque, qual è il messaggio che volete trasmettere con il vostro Giro d'Italia e a chi vorreste che arrivasse in particolare? Allora, il nostro messaggio è quello di risvegliare un po' le persone che hanno magari parenti, amici, conoscenti che hanno delle difficoltà, come può essere Semi, no? E quindi stimolarle a dire: ok, prendo questo amico, parente, e vado a farmi un giro in centro, oppure vado al cinema, vado allo stadio, pensando che comunque si fa innanzitutto un grande regalo appunto a quella persona, a questa persona, e poi si fa un regalo anche a se stessi, perché da persone come Semi o come lui appunto si possono imparare un sacco di cose, e si può imparare ad apprezzare molto la vita, e quindi questo è un po' quello che vogliamo trasmettere alle persone. E poi vogliamo anche trasmettere a chi è nelle condizioni di Semi la voglia e la forza di affrontare la vita e di andare incontro a ogni esperienza, come sta facendo lui in questo viaggio. Fare cosa ti piace? Nella vita, sì. Dare la possibilità, dice, di fare le cose che si vorrebbe fare. Forse. Come andare in moto? O buttarsi col paracadute? Eh sì, no, questi sono esempi un po' importanti, non so in quanti hanno il desiderio di buttarsi col paracadute, però. No, però lui dice: ascoltate il vostro cuore, fate quello che vi piace, perché solo così si può dire di aver vissuto davvero, giusto? Giusto. Come vi siete attrezzati per il viaggio? Quali sono le attrezzature necessarie per accompagnare Semi in questa avventura? L'attrezzatura numero uno per Semi è questa, la sua sedia, quella su cui si sente più comodo, più a suo agio. Abbiamo altre 2 carrozzine per fare fuori strada, andare in bici, però diciamo che questa è quella che usa da più tempo e su cui si sente più comodo, ed è molto importante questo per lui, sentirsi sicuro e a proprio agio, quindi sicuramente la sua carrozzina. Secondo luogo, la lavagnetta per parlare, questa è un po' logora, ma ne abbiamo anche di più nuove. E anche il PC. Semi parla anche con un PC, con un sistema nuovo, con un braccio che si attacca alla sedia ed è un tablet. Sostanzialmente lui, con 2 pulsanti che si attaccano qua alla testa, riesce a scrivere, quindi a dire quello che vuole da solo, senza bisogno di qualcuno che gli faccia assistenza. E con questo PC può anche usare i suoi social, che sono WhatsApp e Facebook, e quindi insomma rimanere in contatto con famiglia, amici mentre è in viaggio, e anche giocare ai videogiochi ogni tanto quando fuori piove. E poi ci sono tutta una serie di oggetti che aiutano Semi nella vita di tutti i giorni, sì. Come possono essere il collare, a volte ci torna utile,
per fare delle attività, quando non ha la possibilità di avere questo supporto qui che lo aiuta a tenere sulla testa. Andrea anche, che spesso se lo carica in spalle, entra in acqua con lui o lo porta su per le scale o insomma dove non si può arrivare con la carrozzina, ci arriva con Andrea. E abbiamo incontrato anche nel nostro percorso diverse carrozzine che ci hanno aiutato a fare passeggiate in spiaggia o entrare in acqua. È vero che state reclutando una squadra nazionale di paradventuring? Come fare per entrare in questa squadra? Sì, sì, è vero, è vero. Il nostro progetto è far fare un'attività nuova semi in ogni regione. Ne stiamo facendo parecchie di nuove esperienze. E tutte le persone che ci aiutano in questa impresa e che hanno collaborato con noi, come ad esempio, non lo so, chi l'ha portato a fare il giro in canoa, chi ci ha organizzato il giro in rafting, e chi l'ha fatto andare in moto, chi si è gettato con lui col paracadute, e insomma, eccetera, eccetera, sono tutte persone che si sono impegnate per trovare il modo di far fare a semi o comunque persone con qualche disabilità queste attività. E quindi entrano in pieno diritto a far parte della squadra di paradventuring perché si sono impegnate e insieme si è riusciti a superare quelli che erano gli ostacoli e che quindi non avrebbero permesso a Semi, ad esempio, di andare in moto, invece ci è riuscito. Qualche consiglio da dare a chi volesse ripercorrere le orme di Semi e fare un viaggio simile? Noi diciamo di prendere esempio da lui, dalla sua forza di volontà, dalla sua voglia di vivere, dalla sua voglia di superare gli ostacoli, quindi di non porsi limiti e di non aver paura, perché nella vita tutto è possibile, vero? Sì, abbiamo capito che se c'è la forza di volontà tutto si può fare alla fine. E lui è d'accordissimo, giusto? Sì. Quali sono le vostre prossime tappe? Allora, il viaggio volge al termine perché abbiamo fatto più dei due terzi del viaggio, quindi ci mancano 5 regioni, arriveremo, la prossima sarà l'Emilia Romagna, il Veneto, poi ci sarà il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Lombardia a chiudere come ultima. Abbiamo già qualche attività organizzata e qualcos'altro stiamo cercando, comunque questo è il piano. Come possono contribuire al progetto i fisioterapisti che lo desiderano? Allora, è giusto capitato ora che Semi si è trovato bloccato con il collo. Ha un po' di torcicollo da qualche giorno, non sappiamo se a causa di come ha dormito, se è un colpo di vento, non abbiamo ben capito cosa, ma gli dà davvero fastidio. E quindi insomma, se ci fosse qualcuno sulla nostra strada che volesse aiutarci a fargli passare il torcicollo sarebbe fantastico. vero, è vero, un bel massaggio, un trattamento sarebbe, ne ha bisogno, ne ha proprio bisogno Semi. Allora, volevamo ringraziare LIFE, l'associazione insomma di fisioterapisti italiani, per l'interessamento al nostro progetto, e se qualcuno insomma volesse seguirci, le nostre pagine social sono Semi Around the World, le trovate sia su Facebook sia su Instagram. Grazie. Ciao. Ciao.